Nel 1939 la Gran Bretagna è una superpotenza imperialista. La Gran Bretagna controlla l'economia e la politica di un quarto della popolazione mondiale attraverso le sue colonie, i suoi protettorati e i suoi alleati. Anche la Francia è una potenza coloniale importante. Grazie alle colonie si è sviluppata una forte industria che si approvvigiona di materie prime. Dal canto loro gli Stati Uniti sono una potenza industriale dalle capacità spaventose. Una potenza che era stata messa in ginocchio dalla Grande Depressione, cominciata con il crollo di Wall Street nel 1929. Neppure il New Deal di Roosevelt era riuscito a risollevare l'economia americana ai livelli precedenti al grande crollo. Nonostante questo, le capacità produttive degli Stati Uniti sono potenzialmente incredibili. Basti pensare che nel 1939 producono meno di 3.000 aerei l'anno, ma entro la fine della guerra ne sforneranno 300.000. Nel 1944 gli Stati Uniti avranno prodotto i 2/3 del materiale bellico utilizzato dagli alleati in tutta la guerra. Ora ci chiediamo, che peso hanno nel mondo le principali potenze industriali? Analizziamo il PIL, prodotto interno lordo di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania nel 1939. Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è pari a 893 punti, quello britannico è di 287 punti. Con il suo impero e i protettorati, la Gran Bretagna raggiunge il valore di 617 punti, un PIL eccezionale, ma inferiore a quello americano. Il PIL della Francia è di 199 punti, quasi 5 volte meno di quello americano, e con le sue colonie, con 248 punti, è solo circa un quarto rispetto a quello degli Stati Uniti. Anche il Reich tedesco è una macchina industriale spaventosa. Nel 1939 il PIL della Germania è pari a 461 punti, i 3/4 di quello dell'impero britannico e circa la metà di quello americano. Dunque, nel 1939, nonostante la crisi, gli Stati Uniti sono di gran lunga la principale potenza economica mondiale. Eppure, tutto il potenziale americano non ha uno sbocco nel mercato mondiale. Infatti, il potere economico degli Stati Uniti si limita essenzialmente al suo territorio e all'America Latina, poiché gli Stati Uniti hanno seguito una politica economica sostanzialmente isolazionista. Anche la Germania, nonostante la sua potenza economica formidabile, ha lo stesso problema degli Stati Uniti. La sua economia non ha sufficienti sbocchi sul piano internazionale. Inoltre deve pagare le sanzioni ai vincitori della Prima Guerra Mondiale, un peso eccezionale per la popolazione e per un imperialismo che si vuole affermare. Al contrario, la Gran Bretagna, pur essendo economicamente inferiore agli Stati Uniti, domina l'economia mondiale. La Francia, dal canto suo, può contare su importanti colonie che alimentano la sua industria. Il problema è questo. Come potrebbero gli Stati Uniti e la Germania affermare la loro potenza economica sul piano mondiale senza scalfire il dominio britannico e quello francese? Come potrebbe la Gran Bretagna difendere la posizione mondiale acquisita senza impedire agli Stati Uniti e alla Germania di allargare la propria influenza nell'economia mondiale? La sola soluzione è la guerra. Una guerra oggettivamente utile a tutti per mantenere o per conquistare posizioni nel mercato internazionale. Dunque la Seconda Guerra Mondiale non è stata una guerra fra buoni e cattivi o fra democrazia e dittatura, ma una guerra fra potenze imperialiste per affermare i loro interessi. E per uscire dalla crisi distruggendo forze produttive, umane e materiali. Se in Germania e in Italia le terribili e sanguinarie dittature naziste e fasciste opprimevano i loro popoli, dal canto suo, il governo colonialista britannico massacrava il popolo indiano che lottava contro l'impero coloniale.
Lo stesso faceva il governo colonialista francese che opprimeva i popoli asiatici e del Nord Africa. E dall'altra parte del mondo, lo Stato americano era uno Stato razzista, retto da leggi razziali, nel quale lo sfruttamento e l'oppressione dei neri era alla base della sua ricchezza agricola e industriale. Nel 1939, nel mondo, la democrazia è una parola vuota e tutti i governi delle grandi potenze tendono la mano alla guerra imminente. Una guerra che si profilava come un regolamento di conti per stabilire un nuovo ordinamento mondiale. Una guerra considerata la soluzione alla più grande crisi che il capitalismo avesse mai conosciuto e che nessuna politica economica era riuscita a superare.